trovare presumibilmente tutto il resto del complesso. Quindi dovrebbero uscire altri edifici e quant'altro. Questa è una cisterna romana? Questa è una cisterna romana, si vede bene che è foderata con questa malta, chiamiamola cemento così, ma si chiama malta idraulica, veniva fatta con la pozzolana, quindi questa sostanza vulcanica che rendeva la malta impermeabile, ed era una cisterna che evidentemente serviva per raccogliere l'acqua piovana. Oggi qua sorgenti d'acqua potabile, di acqua naturale non ce ne sono, presumibilmente in antico non c'erano, quindi raccogliere l'acqua piovana era indispensabile per avere una riserva idrica nel corso del tempo.